Ok, vediamo adesso brevemente come si fa ad entrare in Sansar. Partiamo da Google, sappiamo solo la parolina magica Sansar. Sansar, scegliamo l'opzione che in questo caso è la terza, sansar.com. Quindi sansar.com, official site, e essendo una beta, dobbiamo fare join creator beta. A questo punto scriviamo i nostri dati, adesso poi nella registrazione non le vedrete, ma serviva solo per farvi vedere il tipo di informazioni che dovete mettere, no? Adesso a parte quelli ovvi, la cosa importante poi è di mettere questo. Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo o creare, diciamo che secondo me la cosa più divertente è quella di, con Sansar in realtà sarà quella di creare, e poi diciamo che noi sappiamo dei modelli, usiamo dei sistemi tipo Blender per lavorare. Dunque noi diciamo che non vogliamo diciamo marketing non ce ne importa un granché, facciamo create account e quindi abbiamo il nostro account. Come vedete non va bene perché vuole una parola chiave composta lunga, e allora rifacciamo da capo, quindi cambiamo la password e mettiamo queste altre cose, creiamo, dobbiamo ricomporre tutto, facciamo create account. Ok, allora a questo punto vedete che ci ha mandato una email a cui dobbiamo rispondere. Quindi andiamo a vedere cosa ci ha dato da rispondere, e nelle nostre email abbiamo un please verify your email address. Quindi facciamo la verifica dell'indirizzo email. Perfetto, a questo punto quello che succede è che bisogna fare il login. Quindi entriamo con login l'email che abbiamo fornito prima, mettiamo la password che abbiamo fornito prima e facciamo il login. Se tutto è andato a buon fine abbiamo il nostro riconoscimento, quindi ci riconosce, siamo a posto. Quindi la prima cosa da farsi sarà di scaricarsi Sansar, e dobbiamo fare in modo tale da vedere di avere delle schede grafiche abbastanza potenti. In realtà ho visto che anche schede grafiche un pochino più basse un po' funzionano. Avere 8 GB, avere un Intel i5, Windows 7 almeno. VR non è strettamente necessario, quindi abbiamo quello che ci serve. Notate che funziona solo su Windows. Quando lanceremo poi il nostro Sansar, quindi lo scarichiamo, lo lanciamo su Windows, quando lancerà lui cercherà di autoaggiornarsi. Adesso io non faccio vedere tutte le operazioni di scarico, vi farò vedere soltanto adesso in poi, soltanto quando si entra. Quindi questo è tutto per il primo pezzo, cioè come cercare Sansar, come registrarsi sul loro sito, rispondere alle email e cominciare a scaricare il software necessario. E ci vediamo fra poco per invece prevedere, una volta entrati, cioè una volta lanciato, come funziona poi tutto il giro.